Buongiorno amici di Nova News 24 al Grande Fratello VIP, parliamo di sondaggi nelle ultime ore. Sta cambiando un po' quella che erano le aspettative iniziali, un Edoardo Tavassi in grande recupero su alcuni sondaggi, è lui il primo, ma Nikita Pelizon ha un'altissima percentuale di consensi. Sembrerebbe proprio che ormai Nikita è orientata verso la finale, l'unico che può impensierirlo è Tavassi, poi gli altri sono veramente staccati. Anche oggi nei sondaggi ha recuperato qualcosina in più Nikita, ha perso qualcosina Edoardo Tavassi. Poi Luca Onestini al 6%, pensate, tra Edoardo Tavassi che è al 27%, Luca Onestini è solo al 6%, quindi i consensi molto bassi. E Alberto De Pisis al 5%, poi Milena Miconi 1%, insieme ad Andrea Maestrelli l'1%, ovviamente tutte e due sono all'1%, Milena Miconi nello specifico è all'1.92%, Andrea Maestrelli all'1.34%, quindi pochi punti percentuali e ancora non è detto nulla tra i due. Ma intanto chi è il meno preferito? Alla domanda di chi è il meno preferito, però risponde Tavassi, Tavassi in testa alla classifica. Quindi attenzione, amici di Nova News 24, potrebbe esserci il ribaltone dell'ultimo minuto e quindi i pronostici potrebbero essere cambiati. Comunque a questo punto vi diciamo che a ormai pochi giorni dalla semifinale sembra Nikita la favorita. Tavassi recupera consensi ma ancora non è ancora al 100% di voti. Amici di Nova News 24, vi diciamo inoltre che lunedì andrà in onda la semifinale che quindi vedrà sicuramente un eliminato subito, e poi ci sarà o un'altra nomination con eliminazione nella finale oppure ci sarà un'eliminazione istantanea. La seconda ipotesi è quella finora più attendibile. Intanto vi diciamo inoltre che nelle ultime ore si stanno girando delle voci che ovviamente stanno mettendo in crisi alcuni VIP fuori dalla casa. Sembrerebbe proprio che Antonella Fiordelisi abbia avuto uno scontro con il suo ex, ma vi diciamo tutto nel prossimo articolo. Intanto se vi è piaciuto questo di articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.